Celebriamo oggi la solennità dell'Annunciazione del Signore. È ovvio che tutta la liturgia oggi si concentra su questa solennità così importante e la colletta ascoltate come orienta la celebrazione. O Padre, tu che hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria, la tua condiscendenza, concedi a noi, quindi la premessa di ciò che tu hai fatto, hai compiuto nella storia verso la Vergine Maria e verso di noi, concedi a noi che professiamo la fede nel nostro Redentore, cioè che riconosciamo questo tuo agire nella Vergine Maria e quindi ne professiamo la fede, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della natura divina. Ecco la finalità di quello che il Signore ha voluto compiere tramite la Vergine Maria. Donarsi completamente e donarci completamente l'accesso alla natura divina. Potremmo fare e dovremmo fare alcune riflessioni molto interessanti su questo, il che non significa immediatamente diventare dei, ma significa essere trasformati nel senso dell'essere completati. Quel progetto uomo, quel progetto che è la mia persona, è un progetto che nasce per un completamento vero, per partecipare alla natura divina e quindi non più ad una natura umana e quindi mortale. Ascoltiamo il testo del Vangelo che celebriamo oggi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Il Vangelo oggi ovviamente va letto insieme alle letture che sono poste accanto, che sono un oggettivo itinerario. Dalla prima lettura al testo di Isaia che ci dice la profezia del profeta che va oltre l'incredulità del suo popolo in quel momento e annuncia un intervento divino straordinario. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. A quel compimento della seconda lettura, il testo di Ebrei, dove ci parla dell'unico vero sacrificio. Infatti dice, dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, cita il Salmo 40, cose che vengono offerte secondo la legge, ecco un nuovo ordine. Ecco io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituirne quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. La nostra salvezza passa dalla sua personale decisione e dalla sua offerta. Beh, tutto questo però oggi noi lo vediamo mediato per assoluta condiscendenza divina dalla Vergine Maria. E così il testo dell'Annunciazione, che potremmo dire un testo che ha due annunciazioni insieme. La prima è
è oggettiva, è quella dell'angelo che gli dice: tu partorirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. La seconda annunciazione è la modalità con la quale dovrai vivere questo dono. Elisabetta, ti do questo segno, gli dice l'angelo, ha partorito quando tutti dicevano che era impossibile che potesse partorire. Tu vuoi fare altre domande a Dio su come potrà realizzare tutto questo? Maria dice: no, hai ragione, mi affido completamente a questa parola, avvenga a me secondo la tua parola. Ecco, abbiamo dunque l'annuncio in sé e come vivere questo annuncio, questa modalità. Nella Vergine Maria noi vediamo realizzate entrambe le cose, la vocazione a partecipare completamente del Signore e il modo, la strada attraverso la quale possiamo vivere questa vocazione. Oggi ci uniamo anche alla preghiera del Santo Padre, appunto, che consacra la Russia alla Vergine, e preghiamo anche perché questo grande mistero sia nel cuore di tutti i cristiani e sia in quel ringraziamento continuo di una speranza che ci è stata donata, veramente non dovuta, veramente gratuita. Ho finito. Vi ricordo che comunque alle 9 abbiamo un altro appuntamento con il Coffee Break. Grazie, a domani.